Kaki. Salute ragazzi, sono sempre io e oggi siamo tornati con la serie Io e la mia ossessione. Se avete altri video da consigliarmi su questa serie, lasciate il link nei commenti. E niente, detto ciò, iniziamo. E io ho già paura. Mi chiamo Dave Cat e non posso vivere senza la mia real doll Shidore. Iniziamo bene! Iniziamo bene! Un uomo che vive con una bambola. Ok, tutto normale. Sono sincero, non trovo nulla in una ragazza in carne ed ossa per cui valga la pena allontanarmi da lei. Oggi verrà lo psicologo per dare un parere sulla mia vita con Shidore. Mi sembra ovvio che viene lo psicologo. Non mi sembri molto sano di mente, mio caro. Uno che vive con una bambola. Cioè, mi ha sempre incuriosito sapere cosa pensa un cosiddetto professionista del mio stile di vita. Cosa potrebbe pensare? Che hai seriamente dei problemi. Solo in America poi esistono queste persone. E lei è Shidore. Shidore? Dave, molti pensano che questa sia una distrazione, un modo per distogliere la tua attenzione dalla ricerca di una compagna vera. Esatto. Cioè, mi piacerebbe sapere perché non riesco a trovare una compagna vera adatta a me. Questa è la domanda che mi faccio anche io, ma forse sembra ovvio il perché. Fatti una domanda e trovati la risposta. Che ti devo dire? Poi, questo cambierebbe il mio rapporto con Shidore? Non ne sono sicuro. Ma che rapporto può cambiare che una bambola? Non ha vita, non ha emozioni. Peggio di quello dell'altra volta che si innamorava della macchina. E se non avete visto, guardatelo quel video. Penso di no. Questa relazione ti dà sicurezza? Ti fa sentire confortato? Perché noto che quando parliamo le tieni la mano, perciò mi chiedo, in un certo qual modo stare accanto a lei ti fa sentire più al sicuro? Sì, esatto. No vabbè, cioè questo si sente sicuro dando la mano a una bambola, come se fosse una persona reale. Secondo me lo dovete rinchiudere da qualche parte, non sta messo bene. Dopo una lunga giornata di lavoro, di contatto con la gente, a un certo punto non voglio più interagire con altri esseri e con le loro contraddizioni. Tra le definizioni di dipendenza c'è assumere un determinato comportamento o una particolare sostanza per alleviare la sofferenza. Dov'è la sofferenza? Direi che la sofferenza è quella data dalla solitudine. Questa sì che è una cosa giusta. Una volta tanto che una persona con qualche problema dice qualcosa di giusto, mi sta piacendo lui, non come quello dell'altra volta. Ho avuto dei rapporti in passato, ma non erano rapporti veri, erano semplici relazioni. Sono uno che si scoraggia facilmente e allora dopo un po' ho pensato, così non vado da nessuna parte, spreco tempo ed energie. Devo trovare un'altra via. E quindi la via sarebbe stare con una bambola. Molto stonks, direi. Quando conosco persone nuove, non sono capace di dire apertamente la mia compagna è una bambola. Beh, chissà perché. Forse ti prendono per qualcuno che non sta bene. È normale. È che Dave Cat è molto intimidito, è spaventato all'idea di una relazione intima con un essere umano in carne ed ossa. C'è una parte di te che lo considera bizzarro. Penso che sia solo questione di tempo prima che tante altre persone scelgano l'alternativa sintetica. Ti senti ancora solo? No. Sono abbastanza felice. Felice tu, felice tutti, come si dice. Se qualcuno lo conosce, fatele trovare una ragazza, così si riprende un po'. Non vede vagine da un sacco di tempo lui. Quindi è un profondo senso di appagamento per non vedersi soli o è un modo per non pensare al fatto di essere soli? Ma io che cazzo ne so? Potrebbe stare sotto un ponte con un ago nel braccio e invece no. Non è questo il modo che ha scelto per non soffrire. Ha scelto di vivere una relazione di natura puramente immaginaria. E devo dire che questo è molto stonks. Un applauso,
È riuscito a opprimere questa depressione di essere solo? Beh, probabilmente potrei finire anche io nella sua stessa situazione, visto che sono ancora single. Ma lasciamo stare questa questione, se no iniziano tutte le mie paranoie. E andiamo avanti. Ad esempio, quando sei andato in vacanza, al ritorno, le hai raccontato della tua vacanza? Sì, le hai mostrato le foto? Sì, gli ho detto, vieni, sediamoci e guardiamo le foto. E ti ha risposto pure, wow, che bella vacanza, perché non mi ci hai portato? Ok. Secondo me è fin troppo immaginaria questa tua relazione. Svegliati, piuttosto, che ne so, apriti un canale YouTube o che ne so, contatti la prima persona che trovi sul web. Che ti devo dire? Addirittura raccontare la vacanza a una bambola. Ma questa è una cosa normale che fanno tutte le coppie. Dave, lei non vede? Sì, e non sente? Sì. E quindi non è normale. Ma ti sta bene lo stesso? Ti senti appagato? Esatto. E non fa male a nessuno. Esatto. Beh, già che non fa male a nessuno, è già buono. Però potrebbe far male a te, a quel tuo cervello lì che si sta squagliando piano piano. Perché rinunciare? Sì. Ok. Ho capito. Il pericolo maggiore è che questa situazione possa fornire a lui delle false sicurezze. Quello che stavo dicendo io prima. E alla fine rendergli ancora più difficile avere un rapporto con un essere umano. Una domanda mi è venuta in mente, ma con la bambola, cioè zippa con la bambola. Mi stavo domandando come può zippare una bambola. Beh, non sarebbe molto bello, ma tanto la vita è sua, chi se ne frega. A questo punto posso dire che mi ritengo una persona felice ed appagata. Perché ho un buon lavoro, una brava moglie e sono veramente al settimo cielo. Una brava moglie. Certo, la moglie che vorremmo tutti. Zitta e muta come una bambola. Chi non vorrebbe una bambola come moglie? Cioè, quante cose puoi fare con lei? Si rende conto di quello che sta dicendo? Mi sa proprio di no. Dave Cat è ancora convinto che Sidore sia la donna giusta per lui. E non ci ha capito una mazza allora. Ha chiamato lo psicologo per niente. E allora mi sa tanto che sei da rinchiudere. E non sto scherzando. Dopo poche ore dall'incontro con lo psicologo, ha ordinato una seconda bambola. Dopo poche ore poi dall'incontro. Oh Gesù! Oh, veramente! Non gli è servito a niente questo incontro. Madonna, no. Cose dell'altro mondo. Se penso al futuro, mi piace tanto immaginare che inventeranno bambole che camminano e che parlano. Non le hanno inventate? Che io sappia, sì. Ti devi un po' aggiornare, mio caro. Ma poi, che cavolo gli ha messo dietro? Lo volevo appendere? Vabbè. Negli ultimi 3 anni ho visto progressi tecnologici che hanno dell'incredibile. Oggi una bambola potrebbe metterci ancora 10 minuti per scendere 5 scalini. Sicuramente c'è ancora tanta strada da fare. Cioè, ma guardate come lo concia! Lo concia, gli mette gli occhiali come se non vede la bambola. È diventata cieca tutta una volta. Cioè, posso capire se metto gli occhiali da sole, ma gli occhiali da vista, una bambola, cioè. Sento dire che è impossibile, ma lo dicevano anche dell'uomo sulla luna. Io non so che dire, ho paura per lui. Ve l'avevo detto che oggi avremmo visto qualcosa di paranormale. Voi spiegatemi come si può ad avere una relazione con una bambola? Come l'ha conciata poi? Ho capito che lui è intimidito dalle relazioni con le persone umane. Ma comprati un cane, comprati un gatto, ma non una bambola. O al massimo, che ne so, parli con la prima persona che ti capita sul web. Pure io sono disperato, ma non fino a questo punto. Bene, mi si era spenta la registrazione. Mi devo muovere prima che la cam si scarica, visto che vedo la batteria un po' scarica. Niente, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi di codesta persona. E niente, spero che vi sia piaciuto questo video. Se sì, lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, ovviamente, su altri social, link in descrizione. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Spero sia meglio di questa.